Fatto un po' di chiarezza quindi sulla nascita dell'euro in precedenti pillole di questa rubrica, voglio ricordare ancora una volta l'opinione del presidente della Banca Centrale di Ungheria, il quale dice in un'intervista al Financial Times, dopo aver ricordato la nascita dell'euro che ho spiegato in precedenti rubriche, aggiunge altre cose, cioè dice attenzione che fin da subito fu chiaro che non avrebbe funzionato, lo dissero decine, centinaia di economisti nel mondo. Perché? Perché mancava una unificazione sotto altri profili, cioè politica. Mancava, per esempio, lui dice, un ministro delle finanze europeo, un bilancio che garantisse almeno il 20% dei problemi del bilancio di tutti gli stati membri, una equiparazione fiscale e via discorrendo. Attenzione, quando io dico queste cose, dei diversamente intelligenti o dei furbastri che hanno l'interesse a mettere il culo in Parlamento mi mettono in bocca cose mai dette, cioè per esempio il fatto che io sarei a favore degli Stati Uniti d'Europa. Mai detto questo e mai pensato, per la sola e semplice ragione, primo, che io sono contro l'esportazione di democrazia coi carri armati perché sono un pacifista, secondo, perché il modello degli Stati Uniti è assolutamente un modello che non ha nessun paragone con il modello europeo. Io ho detto una cosa diversa, ho detto, attenzione, come dice il presidente della Banca Centrale Ungherese, che se una unificazione è fatta solo sulla moneta non può funzionare, perché già molti anni fa si disse da parte di autorevoli scrittori che quella sarebbe stata una moneta senza Stato, cioè la prima volta nella storia che si creava uno Stato, scusate, una moneta prima di creare uno Stato. Quindi il paradosso è che adesso ci sono alcuni che pensano di fare gli Stati Uniti d'Europa ed è una follia perché non ci sono dei legami che sono soprattutto dei legami di empatia, di storia e di cultura. La ragione per la quale crollerà l'euro, ma prima ancora crollerà l'Europa, non è solo una ragione di natura finanziaria come molti pensano, ma io che parlo di economia umanistica vi dico che è una ragione energetica. Manca l'energia positiva in questa Europa. È l'Europa un meccanismo predatorio come è stata concepita. Manca, ci sono dei trattati finanziari, ma non c'è una Costituzione come quella italiana che ha delle finalità di tutela della povera gente. Basti pensare all'articolo 47 della Costituzione, ma anche all'articolo 11 sulla cessione della sovranità monetaria, della sovranità. Attenzione quindi che quello che ci dice il presidente della Banca Centrale Ungherese è straordinario. Dice quindi nel 1992 ci sono stati i trattati di Maastricht, nel 2022 abbiamo la straordinaria opportunità di rivedere questi trattati. Io penso che abbia ragione. Buona economia umanistica.